E il nostro ultimo ospite è stato a lungo dirigente del gruppo Finmeccanica, oggi Leonardo, poi presidente di Ansaldo Nucleare. Nei governi Prodi e D'Alema ha coordinato la segreteria tecnica del ministro dello sviluppo e poi dei trasporti e oggi è presidente dell'Associazione Nucleare Italiana. Vieni sul palco Umberto Minopoli. Naturalmente l'ultimo intervento è chiaramente l'occasione per riporre da parte gli appunti che si erano preparati e per lanciare il messaggio che io mi sento di poter dare a questa assemblea. È la mia prima Leopolda, quindi scuserete anche un po' di emozione e di imbarazzo. E direi che il primo messaggio che mi sembra di poter ricavare da questa straordinaria, stupenda carrellata di stamattina di testimonianze e di esperienze della migliore Italia oggi in questo nostro paese, il primo messaggio che mi sento di lanciare è questo: cari amici, resistere si può, resistere si può, e vorrei dirlo cominciando dal riferimento a qualcosa che è molto lontano da noi, dai nostri territori in questo momento. Ieri a Londra un oceano di inglesi è sceso in piazza, per scusarsi idealmente della Brexit. Io credo sia stata una grande testimonianza e prova che dopo tutto il pessimismo di questi mesi, il pessimismo con cui guardiamo alle elezioni europee, il pessimismo di questa destra e di questo populismo che avanza, ci dice invece che le cose sono più complesse, più complicate, e resistere si può. Io credo che dalla manifestazione inglese vorrei appunto partire per chiedere qualcosa di analogo oggi nel nostro paese, e vi vorrei parlare di tre errori per quanto mi riguarda, tre errori che spero si sanino e che possano riaprire all'Italia una prospettiva democratica, liberale, avanzata, riformista, di cambiamento. Il primo errore è quello di una mancata autocritica che credo sia sempre più necessaria nel paese di tanta gente, di tante persone e personalità dopo quello che è successo nell'ultimo anno e dopo i fatti di questi giorni. Io non so voi, ma sentirsi a pochi punti dalla spazzatura per i titoli del proprio paese è qualcosa di assolutamente mortificante. È qualcosa di assolutamente inammissibile, ma è qualcosa che deve anche richiamare qualcuno a ragionare su quello che è successo in questo paese. Io non credo di dimostrare piaggeria se dico che solo un anno fa questo paese era fuori dalla crisi. Questo paese aveva conosciuto, e lo possiamo affermare sulla base di fatti concreti e appurati, aveva conosciuto il quinquennio più concentrato di riforme e innovazioni, di modernizzazione, al termine del quale questo paese si proponeva la madre di tutte le riforme, la possibilità di far seguire alla modernizzazione, alla ripresa di questi anni, ai conti pubblici rimessi in ordine, anche un cambiamento sostanziale della governabilità italiana, la fuoriuscita da 30 anni di lentezza
e di arretratezza di questo paese sulle sue istituzioni politiche, realizzando quello che in questo paese la sinistra aveva sempre promesso in tutti gli ultimi 30 anni: una riforma del sistema politico che ne abbassasse i costi e desse ai cittadini italiani la possibilità di decidere. Noi dobbiamo chiederci perché questo non è successo. Che cosa è avvenuto di così diabolico in questo paese perché passassimo da una fase in cui stavamo finalmente uscendo dalla crisi, recuperando il prestigio internazionale dell'Italia, ai giorni di oggi in cui i nostri titoli sono spazzatura? Perché in 6 mesi è avvenuto questo rovesciamento? E qui, se mi permettete, c'è la prima considerazione del primo errore su cui credo si debba assolutamente essere chiari. C'era da aspettarsi la reazione dei conservatori, c'era da aspettarsi il rivolgimento della destra e dei conservatori contro le riforme e contro il quinquennio che nei fatti ha sancito la salvezza dell'Italia dal default economico e dal fallimento. Quello che non c'era da aspettarsi è che resta ancora un mistero irrisolto, qualcosa che deve essere spiegato agli italiani, è il comportamento di una parte della sinistra che guardate purtroppo amici e compagni, guardate che non è una novità nella storia italiana. Purtroppo, e anche questo era il senso straordinario di quello che si era avviato nel 2013 in questo paese, purtroppo la modernizzazione italiana, la modernizzazione del nostro sistema politico è stata impedita in questo trentennio da una sorta di doppia tenaglia: da una parte la destra e la conservazione, dall'altra gli errori di una sinistra ideologica che ha preferito il patto con i conservatori ha preferito il patto scellerato con i conservatori contro le riforme alla modernizzazione dell'Italia e al suo futuro come grande paese moderno e avanzato dell'Europa. Il secondo errore, se mi consentite, lo chiamerei così. Oggi sul Corriere della Sera c'è uno splendido articolo di un nostro amico, di un intellettuale a noi vicino, che è stato in tutti questi anni vicino al tentativo di rinnovamento della sinistra italiana e dell'opera dei governi Renzi e Gentiloni, Michele Salvati conclude stamattina il suo articolo con, purtroppo, la descrizione di quello che lui dice: di solito uno confessa di avere un sogno. Michele Salvati stamattina ci ha confessato di avere un incubo, e che l'incubo fosse di molti di noi, della maggioranza di voi in questa sala. E l'incubo è questo: l'incubo è quello di una sinistra, di un Partito Democratico, di una area progressista del nostro paese fagocitata dal populismo di sinistra. Quello di destra, il sovranismo, il nazionalismo di Salvini, il fatto che lui stia mangiando ogni residuo di destra liberale in questo paese,
ci è purtroppo noto e a questo siamo destinati a contrapporci, a combattere per tutti gli anni a venire. Quello che è il pericolo per noi però è l'altro esito che non dobbiamo sottovalutare, quello che di essere fagocitato da quello che si definisce con troppa leggerezza, con troppa noncuranza, una sorta di populismo vicino alla sinistra, un populismo che può essere definito di sinistra. Noi sappiamo tutti che non è vero e dobbiamo muoverci sulla linea che Salvati stamattina indica, che è quella, amici e compagni, non di dilanarci più sul tema delle possibili alleanze di questo nostro movimento nel prossimo futuro. Le alleanze verranno quando i fatti politici sostanzialmente cambieranno. Oggi non si parte dall'alleanza, si parte dal coraggio della opposizione e della costruzione di un fronte alternativo a questi signori. E su questo vorrei dire una cosa. In Europa oggi, nonostante tutte le asprezze, i pericoli, l'offensiva di destra e populista, in Europa i movimenti che si richiamano all'Europa unita, al progetto europeo, sono ancora una parte consistente e maggioritaria dell'elettorato. Io mi chiedo perché in Italia no. Perché in Italia c'è questa rappresentazione immonda del sistema politico ed elettorale italiano, per cui sembra che l'opposizione al populismo sia vicina, si dice, complessivamente al 25% della popolazione. Non è vero. C'è qualcosa che in questo paese che sottodimensiona la reale portata delle preoccupazioni e delle disponibilità dell'elettorato italiano a combattere, a contrapporsi agli sfascisti e al populismo. E quindi io credo che questa debba essere la nostra speranza, costruire un movimento e dei partiti di opposizione che siano capaci di essere più larghi di quelli che sono oggi e di intercettare un'area di opposizione democratica, riformista, innovatrice, europeista, che è più larga di quello che oggi viene dimensionato. Concludo dicendo questo. Io ho ricavato, da cittadino come voi che partecipa alla prima Leopolda, io ho ricavato l'impressione che non dobbiamo compiere l'errore noi di sottovalutarci. Qui non c'è un'assemblea di cittadini, diciamo, costruttivi e che vogliono solamente l'innovazione dell'Italia. Qui c'è un movimento politico. Questo è un evento. Guardate, in questi giorni. Grazie Umberto. In questi giorni si è parlato molto delle leadership possibili della sinistra e di questo nostro movimento. Io vorrei dire questo. Ovviamente le leadership sono plurali, i leader saranno tanti, ma c'è una questione a cui, lo dico francamente da elettore e da simpatizzante, francamente il compagno Matteo Renzi non può ritrarsi, ed è questa. Immaginiamo pure la leadership della sinistra come una collana di perle. Non illudiamoci, questa collana di perle
avrà bisogno ed ha bisogno di un gancio che la tenga insieme. Grazie. Grazie Umberto, grazie.